Ben ritrovati, è una fase sicuramente critica e delicata per il mondo delle industrie, non solo per l'aumento delle materie prime, ma anche e soprattutto per il caro bollette che sta penalizzando in maniera particolare in questa fase le aziende di trasformazione del pomodoro che in questa fase, in questo periodo sono al massimo della produzione. Ne parliamo con Giovanni De Angelis che è il direttore generale dell'ANICAV, l'Associazione Nazionale Industrie Conserve Alimentari Vegetali. Benvenuto ad 8 Channel. Grazie per la sua disponibilità, direttore. Salve, grazie a voi, grazie a voi. Allora, intanto le chiedo subito che cosa sta accadendo nel vostro settore per i rincari che ovviamente stanno avendo ricadute pesanti sui processi di lavorazione. Qual è la sua analisi? Beh, intanto diciamo noi viviamo quello che vive l'industria in generale. Noi abbiamo una componente più specifica, è quella della stagionalità. Lavoriamo il pomodoro in 45, 50, 60 giorni al massimo e in questo breve periodo noi dovremmo realizzare tutte le produzioni che andranno poi distribuite e consegnate nei 12-14 mesi successivi. Questo diciamo dalla cifra della situazione particolare che viviamo, in particolare rispetto ai rincari generali che mai nella storia della nostra filiera hanno riguardato tutte le voci di costo, a cui si aggiunge in modo preponderante quello denunciato nelle ultime ore sul caro bollette. Noi è chiaro che abbiamo aumenti e rincari fino al 1000% diciamo del costo dell'energia, del metano in particolare, rispetto allo stesso periodo della campagna 2021. Questo metterà e mette in forte difficoltà il nostro tessuto di imprese che comunque è costretto, ripeto, a lavorare in condizioni particolari con spazi diciamo temporali abbastanza limitati e con una incertezza di fondo che mette in discussione anche poi quello che è la reale realizzazione del prodotto. Noi abbiamo e avremo sicuramente grandi difficoltà a ribaltare questi costi ai nostri clienti, in questo caso alla distribuzione, alla ristorazione, e quindi sostanzialmente abbiamo una grande preoccupazione rispetto diciamo, a un settore che in particolare in Italia è fondamentale e importante e che rappresenta anche in particolare nel mezzogiorno un settore trainante per i numeri che genera. Voglio ricordare che nel 2021 l'industria conserviera pomodoro ha generato oltre 3 miliardi e 700 milioni di euro di fatturato, un settore export oriented, quindi molto orientato all'esportazione che raggiunge il 60%, circa 2 miliardi di euro vanno in giro per il mondo. Il pomodoro rappresenta il made in Italy, la italianità in particolare è un elemento fondamentale della nostra cucina e il made in Italy in generale. In Campania il settore conserviero rappresenta uno dei principali settori e filiere, raggiungendo e superando 1,5 miliardi di euro di fatturato, e nel distretto delle conserve di Nocera, così definito, l'export raggiunge oltre il 70%. Quindi stiamo parlando di numeri importanti, impieghiamo 20.000 stagionali a cui poi si aggiungono gli 8.000 fissi, quindi abbiamo anche una filiera che si allarga, un indotto che va dall'imballaggio primario all'imballaggio secondario, quindi scatole, vetro per barattoli, capsule, quindi cartone, carta, etichetta. Aggiungiamo poi gli elementi di grande difficoltà che il caro energia sta portando anche rispetto al trasporto. Vogliamo ricordare che il pomodoro viene trasportato dai campi agli stabilimenti, in alcuni casi stavano campi intorno agli stabilimenti, in altri come in particolare nel distretto del Mezzogiorno la maggior parte degli impianti produttivi sono collocati in Campania, rispetto a una produzione che per oltre il 60% è dislocata in Puglia, Basilicata e Molise, quindi capirete benissimo il grande impatto che l'aumento anche del combustibile per alimentare il trasporto su gomma diventa poi fondamentale nelle nostre voci di costo.
Ecco, direttore, intanto chiaramente ha fatto un quadro molto completo e esaustivo della situazione che sta vivendo il settore. Ha fatto scalpore, come è noto, la bolletta da record ricevuta dalla Fiammante di Buccino, passata da 120.000 a quasi 1 milione di euro. Le chiedo intanto che segnale è, davvero conviene fermarsi a questo punto? E poi rispetto agli interventi del governo, rispetto al vostro settore, fino a che punto sono serviti in qualche modo a limitare il caro bollette? Guardi, il caso specifico denunciato dalla Fiammante è il caso, diciamo, di decine di aziende campane, ma anche, diciamo, che noi abbiamo sparse per l'Italia, di medio-piccole dimensioni, come il caso specifico dell'azienda ICAB. Immaginate il valore che possono poi rappresentare i grandi numeri delle grandi imprese del pomodoro. Quindi questi valori sono addirittura quintuplicati o piuttosto moltiplicati per 10 o per 20 rispetto alle dimensioni. Il problema è un problema complicato, generale e complesso. Noi abbiamo guardato sicuramente al provvedimento, il credito d'imposta, anche per il terzo trimestre, come un provvedimento importante, necessario ma non sufficiente. Abbiamo un'esigenza di avere un tetto al prezzo, diciamo, dell'energia. Siamo però in una situazione abbastanza complessa, perché noi, come dire, le risposte potranno essere date, qualora, diciamo, si riuscisse a darle, in una situazione di tempo scaduto. Noi abbiamo oggi, stiamo lavorando, questa è una settimana clou del pomodoro, stiamo lavorando a tamburo battente, noi andremo a chiudere le nostre trasformazioni della produzione così importante per i numeri che dicevo prima, massimo a metà settembre. Incrociamo la scadenza elettorale il 25 settembre, quindi, diciamo, abbiamo grande difficoltà a capire come e in che modo il nostro settore in particolare possa avere una risposta. Sicuramente sappiamo che il problema e le dinamiche sono generali, non possono riguardare un settore, perché riguardano e incrociano tanti settori. Noi abbiamo questa difficoltà maggiore, come dicevo, dell'alta stagionalità. Un provvedimento delle istituzioni, del governo, diciamo, per mettere un freno a questa situazione, che noi riteniamo essere a tratti speculativa, ma andrà messo. Noi speriamo, come dire, e confidiamo sicuramente in un intervento che possa in qualche modo regolare quello che sta accadendo. Ancora oggi, diciamo, il prezzo del gas nella quotazione di Amsterdam è ancora maggiore, e quindi non vediamo, come dire, una luce in fondo al tunnel. La situazione è abbastanza complessa e pensiamo che in queste prossime ore addirittura possa peggiorare. Chiudere, bloccare le produzioni è sicuramente, come dire, una valutazione che può essere fatta, ma, come dire, sappiamo essere complicata rispetto anche agli impegni che noi abbiamo con i nostri clienti, rispetto a quelle che sono i contratti in essere, quindi diventa abbastanza complicato. Noi per parte nostra stiamo cercando di fare del nostro meglio, pur sapendo che non potremmo evitare di ribaltare questi costi, nella speranza che i nostri clienti possano poi a loro volta riconoscerci questi sforzi che stiamo facendo. Naturalmente il consumatore finale non potrà avere, come dire, benefici in questo caso, sarà costretto comunque anche la distribuzione, piuttosto che la ristorazione, a ribaltare ancora questi costi, diciamo, sul consumatore finale stesso. Da parte nostra bisogna riconoscere che il nostro è un prodotto di partenza abbastanza povero, che negli anni tra l'altro è stato relegato a funzione di commodity, quindi il cui differenziale di prezzo era come dire, abbastanza basso, e quindi qualsiasi aumento in termini percentuali, anche di impatto importante, sicuramente però non è in valore assoluto un impatto che possa poi determinare in modo sostanziale su quello che è il carrello della spesa. Quindi stiamo parlando sempre di poche centesimi di euro, anche se in termini percentuali sappiamo che andremo sicuramente ad avere incrementi importanti.
Una situazione chiaramente molto difficile. Tra l'altro, direttore De Angelis, il vostro settore è stato penalizzato anche da altri fattori, li ricordo, la siccità in maniera particolare, poi la difficoltà a reperire lavoratori stagionali e infine l'aumento dei costi delle materie prime, ora si aggiunge chiaramente il caro bollette. Insomma, finora su questi aspetti che tipo di risposte avete avuto? Insomma, c'è anche il pericolo di una speculazione sui prezzi nel mondo agricolo, che cosa dice? Io penso che quello che lei ha citato per ultimo sia la nostra maggiore preoccupazione e come dire, associazione di categoria, noi stiamo denunciando un atteggiamento speculativo che nel centro-sud non ha precedenti. Noi abbiamo un sistema di dialogo con il mondo agricolo, siamo una industria di prima trasformazione, quindi il dialogo con la parte agricola è fondamentale. Se non ci fosse un agricoltore a trapiantare pomodoro, difficilmente o in modo diciamo improprio noi potremmo immaginare di riempire scatole. Quindi di conseguenza sappiamo che è fondamentale la sinergia tra di noi. E noi abbiamo una filiera organizzata con uno strumento importante che da anni diciamo è consolidato, che sono appunto l'aggregazione dell'offerta del pomodoro del mondo agricolo in organizzazione dei produttori. Abbiamo anche la possibilità di far riferimento a un contratto, è un accordo quadro di campagna in cui anche il prezzo medio di riferimento può essere sicuramente considerato. Abbiamo un nord con un bacino che è quello fondamentale di Parma e Piacenza, Ferrara, in cui il prodotto pomodoro tondo è fissato con prezzo medio 108,50 centesimi di euro a quintale, lo stesso prodotto e lo stesso pomodoro al sud è fissato come prezzo medio a 130 euro, un differenziale che alla fine non è giustificato da una situazione di reale contingenza. Noi abbiamo come industria riconosciuto anche un maggior prezzo al centro sud proprio per valorizzare questa filiera così importante. Assistiamo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, una continua richiesta di non rispetto diciamo dei contratti attraverso richieste di incrementi, di aumenti prodotto di acquisto della materia prima pomodoro da parte appunto di soggetti che hanno, come dire, un ruolo di mediatori più che un ruolo di organizzatori e di sostegno ad una filiera agricola che necessita di essere accompagnata nei processi di produzione. Questo genererà sicuramente, al di là di quello che è il contesto generale di rincaro e quindi le difficoltà di contesto che stiamo vivendo, porterà nel centro-sud a mettere in crisi un'intera filiera del pomodoro. Di questo passo, e continuando senza porre un freno e un limite a questi atteggiamenti speculativi, la filiera del pomodoro del centro-sud è messa in forte discussione e in forte pericolo. Una filiera, ripeto, che è un fiore all'occhiello da anni, da decenni del Mezzogiorno d'Italia, della Campania in particolare, che attraverso questi atteggiamenti, ripeto, del tutto speculativi, veramente metterà in ginocchio e in difficoltà la esistenza e il continuare a trasformare pomodoro nel Mezzogiorno d'Italia, motivo per il quale c'è bisogno di un intervento anche di chi è chiamato come istituzioni a governare e a controllare le dinamiche di queste organizzazioni che, ripeto, sono anche come dire, beneficiari di contribuzione pubblica, di assistenza pubblica, oltre a comunque a capire dov'è diciamo, la difficoltà anche rispetto alla governance. Ripeto, diversamente noi faremo sicuramente la nostra parte, stiamo cercando in qualche modo di dimostrare che, al di là di tutto, questa è una filiera che deve essere regolamentata e regolata. Naturalmente l'atteggiamento in questa fase è un atteggiamento diciamo speculativo di parte agricola. Qualora ci fosse nel prossimo futuro un atteggiamento speculativo di parte industriale, noi avremmo lo stesso modo di trattarlo. Quindi c'è bisogno di trovare dei sistemi di controllo a difesa di una filiera che è importante in termini di impatto economico, in termini di occupazione, in termini di storicità e in termini soprattutto di rappresentatività di un territorio, che non può essere messa in discussione da coloro i quali pensano esclusivamente a guadagnare di più a danno
sicuramente dell'industria, ma certamente non a vantaggio dell'agricoltore reale, quello che sostanzialmente coltiva il pomodoro. Bene, speriamo che possano arrivare le risposte che vi aspettate, perché di questo passo chiaramente le prospettive non sembrano incoraggianti. Grazie dunque al direttore dell'Associazione Nazionale Industrie e Conserve Alimentari Vegetali, dottore Giovanni De Angelis, per questa intervista. Grazie mille e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi per l'attenzione che avete dedicato al nostro settore e saluti a tutti. Grazie, allora abbiamo concluso. In regia per noi Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito, arrivederci.